Presidente Lotito, presidente, che effetto fa questa promozione di quest'anno? Ma sicuramente il coronamento è tutto un lavoro svolto nell'arco del campionato. Noi eravamo convinti di aver allestito una squadra competitiva, infatti l'hanno dimostrato, però adesso non dobbiamo assolutamente, come dire, mancano ancora tre partite e queste tre partite dobbiamo ancora dimostrare di essere i primi in tutto e per tutto. Quindi ancora il Ponte d'Era, che sta esattamente a 5 lunghezze da noi, quindi noi matematicamente ancora non siamo primi, perché mancando tre partite sono 9 punti, quindi dobbiamo assolutamente arrivare primi, perché è una squadra che sta allestita appunto per dimostrare tutto il proprio valore. In cosa questa promozione è diversa da quella dello scorso anno, dalla precedente stagione vinta dalla Salernitana? Ma è diversa perché tanto siamo in un campionato professionistico. Prima innanzitutto noi avevamo allestito una squadra all'ultimo momento, peraltro la squadra competitiva, perché avevamo vinto il campionato con l'ultima partita, qui abbiamo vinto il campionato, diciamo, ci siamo qualificati a 5 partite dalla fine, quindi questo dimostra che la squadra aveva le qualità e aveva le potenzialità per poterlo fare. E poi è una squadra che ormai è rodata, è strutturata come società, mentre noi, ricorderete, il 4 di agosto siamo andati al notaio a costruire la società, quindi è una società che doveva essere tutta strutturata, doveva essere organizzata. Oggi abbiamo un'organizzazione obiettivamente da Serie A, lo dicono tutti, quindi questo dimostra che come dire, la nostra capacità professionale sta portando dei risultati, e quindi oltre ai grandi investimenti che abbiamo fatto. Per lei quali sono i momenti chiave di questa stagione, i momenti più belli di questo campionato? Ma i momenti chiave sono nel momento in cui giustamente abbiamo raggiunto l'obiettivo, però è stato un campionato dove noi siamo stati sempre, come avete visto, in posizione apicale. Abbiamo perso sotto chiaramente la gestione di Perrone solo una partita, quella col campo basso. Anche oggi avete visto in 10 giocatori, in 10 sul campo, poi abbiamo sempre spinto, hanno fatto un gol per una disattenzione nostra, e quindi avremmo meritato sicuramente una vittoria. Però il campo è questo, e quindi il risultato del campo non lo accettiamo. Noi dobbiamo però comunque pensare adesso al futuro e pensare alla prossima partita, perché torno a ripetere, noi dobbiamo arrivare primi e poi ci sarà la Supercoppa che dobbiamo assolutamente cercare di portare a casa. È stato osannato dai 10.000 della Recchi oggi, le ha fatto piacere questa dimostrazione d'affetto dei tifosi? Ma guardi, io nei confronti della tifoseria salernitana non ho mai avuto nulla, come se voi ricorderete, di posizione contraria. L'unica cosa che ho sempre chiesto sono due aspetti. Un primo, che bisogna, come dire, fare nel rispetto delle regole, e quando lo fanno io sono sempre il più felice. Il secondo, che voglio che siano sempre presenti, non solo nelle, diciamo che c'è uno zoccolo duro di persone che sono sempre presenti anche in trasferta, e poi alcune persone che viceversa vengono soltanto quando sono partite particolari, o comunque quando c'è da raccogliere un risultato. Oggi, ecco, se io ho preso un impegno che se il pubblico salernitano sarà presente in 10.000 allo stadio tutte le partite, faremo allestire una squadra per poter competere e andare in B. L'anno scorso i tifosi le chiedevano la storia e intonavano in occasione della festa promozione il coro "Rivogliamo la nostra storia". Quest'anno hanno intonato il coro "Abbiamo un presidente che ci porta in Serie A". L'anno scorso ha mantenuto immediatamente il suo impegno, adesso? Allora l'ho detto, io ho detto che se loro saranno fissi 10.000 spettatori in C1, io allestirò una squadra, io insieme a mia cognata allestiremo una squadra per andare, come abbiamo fatto quest'anno, per essere altamente competitivi per una promozione. A chi dedica questa promozione, presidente? L'ho detto sempre, alla mia famiglia, che purtroppo è privata della mia presenza, e soprattutto di mio figlio e mia moglie, perché non mi vedono mai, e quel poco tempo che ho a disposizione adesso lo occupa la Salernitana, perché il lavoro di un presidente non è solo quello di mettere i soldi e diciamo così, mettere a disposizione risorse, libere risorse, ma considera che per la Salernitana io lavoro circa 3 ore al giorno, quindi voglio dire, è un lavoro particolare che richiede presenza, costanza e capacità di assumersi le responsabilità in certi momenti, come ho fatto quando dopo le prime 3 partite ho mandato via l'allenatore che non era idoneo per poter, come dire, portare avanti questo obiettivo, e infatti ho ripreso Perrone perché credevo che fosse la persona giusta, e infatti non mi hanno smentito, anzi hanno dimostrato che avevo ragione. Adesso si proseguirà con lui? Ma certo, noi adesso non abbiamo assolutamente, dovremmo adesso, tanto pensiamo alla fine di questo campionato, poi una volta coltivato il campionato penseremo all'allestire la squadra
per il campionato futuro, ma con l'impegno da parte della tifoseria che devono essere 10.000 spettatori. In funzione delle presenze ho detto io allestirò la squadra. Grazie Presidente, io ringrazio il Presidente.